Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda parte della mia avventura nel Red Center. Questa seconda giornata è iniziata molto presto per arrivare al lookout e goderci un'alba a dir poco spettacolare che vedete anche voi qui. Da qui ci siamo poi spostati verso il vicino Katajurta, che in aborigeno significa molte teste. Da un punto di vista turistico è molto meno famoso di Uluru, ma per gli aborigeni ha la stessa importanza. A differenza di Uluru, non è un unico blocco roccioso, ma un sistema di gole e valli tra cui abbiamo anche camminato. La roccia più alta, che raggiunge i 546 metri, è il Monte Olga. Successivamente ci siamo nuovamente diretti ad Uluru per esplorare quello che viene chiamato il percorso Mala, che conduce in varie grotte, alcune con arte rupestre. Sulla strada per il campeggio, uno diverso rispetto al precedente, ci siamo fermati ad ammirare in lontananza l'imponente Mount Connor, a volte scambiato per Uluru da alcuni turisti. E poi anche un lago che rappresenta ciò che rimane del grande oceano che nell'antichità ricopriva il centro dell'Australia. Così finisce questo secondo giorno, spero che questo video vi sia stato utile e che vogliate lasciarmi un like e condividerlo. Se avete qualche curiosità da chiedermi potete farlo tranquillamente lasciando un commento e vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguire le mie peripezie in tempo reale. Ci vediamo al prossimo video, have a nice life!